Ammodernamento dei sistemi portuali per la transizione energetica, questo è il tema dell'incontro che si è svolto a Salerno, organizzato dall'Ordine degli Ingegneri della provincia di Salerno. L'evento, presso il Grand Hotel, ha visto la partecipazione di un parterre d'eccezione con ospiti di prestigio che hanno discusso sul tema di fondamentale importanza per il comparto marittimo. Fra gli invitati anche Nello Musumeci, ministro per la protezione civile e le politiche del mare, numerosi esperti e rappresentanti di enti ed istituzioni hanno reso l'appuntamento un vero e proprio master che si propone di essere punto di partenza per lo sviluppo della transizione energetica dei porti italiani e dei trasporti navali. Noi non possiamo restare a guardare, quindi una rete portuale assolutamente efficiente, non soltanto dal punto di vista infrastrutturale, che è il tema del convegno di oggi pomeriggio, ma anche sulla digitalizzazione, sulla elettrificazione delle banchine, sull'abbassamento dei tempi per le procedure burocratiche. Insomma, una nave meno sta in un porto e meglio è per tutti. Ecco perché dobbiamo immaginare che questa gara competitiva deve fare il paio con le risorse disponibili. Quindi le autorità di sistema debbono con le regioni poter programmare in maniera più dettagliata e mettere subito fuoco alle polveri, utilizzando un termine credo appropriato, nel senso che abbiamo le risorse ma non abbiamo i progetti. E serve anche, lasciatemelo dire, un po' più di ambizione, perché le regioni del sud, attraverso il mare come risorsa e quindi l'utilizzo della rete portuale, possono recuperare quel divario economico che ancora purtroppo persiste con il Nord Italia. L'ingegnere Raffaele Tarateta, presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Salerno, ha sottolineato l'importanza del settore marittimo per il progresso e lo sviluppo della penisola, ricordando il ruolo fondamentale che i porti italiani hanno avuto nel corso della storia. Nella top 10 dei porti italiani, due sono campani e primeggiano sia per il trasporto merci che per quello passeggeri. La città di Salerno vanta una lunga tradizione marittima che risale al 1300 e che ha contribuito alla sua crescita e alla sua proiezione internazionale. Un incontro dunque che si pone come una tappa fondamentale per individuare soluzioni efficaci e innovative che possono garantire una transizione verso un sistema portuale sempre più sostenibile ed efficiente. È di attualità per il nostro Paese, è di attualità per il Mezzogiorno, è di attualità per quelli che sono gli impegni di natura economica, di natura politica, di natura ambientale. Il nostro Paese è quindi chiamato in tutti i suoi attori a occuparsi di questo tema, a sensibilizzare a partire dal cittadino utente sulla importanza del settore marittimo, sull'importanza di un paese marittimo che sia all'altezza della situazione e che sappia gestire quello che è definito il potere marittimo, cioè quella capacità di tutelare i propri fini socio-economici, politici, culturali, di difendere i propri confini e di conseguire la sicurezza e la sostenibilità delle nostre attività e della nostra economia. Il porto commerciale di Salerno è già cresciuto molto e solo di pochi giorni fa un rapporto che vede il porto commerciale di Salerno per i gateway, cioè per le merci che poi vanno verso il retroterra, essere il primo del Mezzogiorno, il terzo d'Italia. Quindi questo ci stimola molto, comunque per in qualsiasi settore del trasporto merci, della logistica, della pesca, ma anche del turismo marittimo e crocieristico, il Salerno si sta imponendo, la Campania è forte come sappiamo e quindi dobbiamo sostenere questo comparto e tutte le sue attività.